Questo programma è presentato da Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli. Signori, cosa dirvi? Siamo tornati, ricominciamo con le nostre trasmissioni di Scienza del Lavoro. Siamo stati lontani da voi, sicuramente non con il cuore e sicuramente non ci siamo preparati alla puntata di oggi, tutte le puntate che andranno avanti nel mese di maggio e giugno, perché le cose ne sono successe. Giustamente ci siamo risparmiati, secondo le regole che sono state prescritte per il Covid-19, quindi per la pandemia e quindi per la diffusione del virus, queste regole ci imponevano un comportamento di maggiore prudenza e maggiore sicurezza. Lo abbiamo fatto, l'abbiamo rispettato e in realtà poi anche il nostro modo di fare televisione un po' sempre stato in regola rispetto a questo. Le distanze tra me e i miei ospiti sono sempre state superiori al metro e soprattutto i nostri locali sono sempre stati sanificati e tenuti in rispetto di quelle che sono le normative sanitarie. Ma non so che non è questo quello che vi interessa di Scienza del Lavoro, perché questo format serve a farvi conoscere e farvi ascoltare qualcosa in più di quello che vi dicono i soliti programmi televisivi di approfondimento sui temi scientifici e del mondo del lavoro, della politica e dell'economia. Allora, non potevamo che non ricominciare con un inquadramento internazionale e mondiale del fatto. Quindi abbiamo chiesto al nostro generale Giuseppe Morabito del Naval Defense College Foundation di ritornare qui a Scienza del Lavoro. Buonasera, generale. Buonasera, buonasera. Allora, perché siamo abituati, utilizzando giusta formula di analisi, a ragionare su uno schema internazionale. Lo ha dimostrato anche l'attuale pandemia, che il ragionamento non è localizzato. Non esiste un luogo fisico nel mondo, un territorio nazionale, che dice di avere un problema e questo problema non si espande, ecco, non coinvolge l'intera globalità, giusto, generale? Perfetto. Allora, buonasera. Sì, è una pandemia, se non si sarebbe chiamata così, se non fosse tutto il mondo. È tutto il mondo è coinvolto, qualche località è riuscita a proteggersi all'inizio bene e quindi non ha avuto problemi immediati, ma poi i problemi sono stati a cascata in tutto il mondo, in tutto il globo terracqueo, come dico io. E ricordo per esempio un'intervista che ho fatto nei primi giorni di marzo a Radio Vaticana, in cui ho detto attenzione quando il Covid arriverà in Africa, e purtroppo ho avuto ragione, perché ci sono delle nazioni che hanno un sistema sanitario efficiente come il nostro, ci sono nazioni che non hanno un sistema sanitario efficiente o non ce l'hanno per niente, e quindi questo sarà il problema del futuro, perché il Covid, abbiamo visto, non ha frontiere, scavalca i muri, scavalca le montagne. È arrivato con violenza in Russia, è arrivato con violenza in Cina, sta facendo strage in Turchia, è arrivato in Africa, è arrivato in Sud America, è arrivato in Brasile, sta arrivando anche è partito da Wuhan, quindi è partito dall'Asia, quindi sta arrivando in tutto il mondo, è stato in Giappone, lì vicino, quindi ovunque c'è il virus e ovunque bisogna trovare modo di difendersi. Non, è un problema mondiale. Una battuta, ci sono alcune basi italiane, alcuni italiani al polo che sono ancora gli unici salvi, perché al polo almeno sembra, nelle basi nostre al polo non si è arrivato. Di sicuro lì si è creato un isolamento, una quarantena, diciamo, naturale, perché da questo punto di vista chi stava lì non ha
non ha sicuramente avuto modo di avere rapporti, o se li avesse voluti avere li ha risparmiati, immagino, incontri di questo genere. E devo dire un altro dato importante, ma poi sarà argomento di altre puntate, non di quella di oggi. Ecco, forse oggi si è, quando si è pensato ad un'organizzazione eccezionale, cioè l'organizzazione dell'emergenza, amministrazioni come esempio quella di Roma, so che l'ha chiamata ad un ruolo anche a lei, è così, di supporto, quindi un ruolo di responsabilità, con l'idea di dire c'è un'emergenza importante, diamo e riconosciamo, e questo glielo dico a virtù del riconoscimento che noi diamo alle Forze Armate e quindi a tutte le persone che fanno parte e hanno fatto parte del corpo delle Forze Armate italiane, la capacità, quello che le Forze Italiane, le Forze Armate acquisiscono, imparano. E quindi l'idea che oggi lei sta guidando la Protezione Civile di Roma, giusto in questo momento. Sì, cos'è successo? Come lei sa, io mi occupo di formazione al Comune di Roma, cioè la geopolitica è la mia passione, ma in questo periodo più di un anno sto collaborando col Comune di Roma per tutto ciò che riguarda la formazione del personale. Ora è successo che è arrivato il Covid, è arrivato a Roma, la sindaca di Roma aveva necessità di avere una sostituzione in ambito protezione civile, ho accettato e oggi è la prima sera che sono libero dall'11 di marzo. Mi sono preso una sera libera per voi perché abbiamo la Protezione Civile di Roma ha lavorato tutti i giorni, festivi e non, dall'alba al tramonto e anche la notte per fornire un servizio di assistenza alla popolazione. Non dico se il servizio è andato bene o male o se continua ad andare bene o male, perché io non posso giudicare l'operato mio e della gente fantastica della Protezione Civile di Roma, però sicuramente ci abbiamo messo tutto l'impegno. E non è stato facile, soprattutto le attività di coordinamento, ma ci siamo riusciti. Devo dirle che sul piano dei dati statistici, per adesso, questi vi danno ragione, nel senso danno merito, perché l'Istat ha appena comunicato qualche giorno fa che, possiamo dire, i morti sono il 10% in meno a Roma rispetto all'anno scorso, quindi di conseguenza sicuramente, come dire, quello messo in atto ha contenuto la diffusione di malattie virali. Questo è chiaro. Allora dovremmo capire Covid, non Covid, esatto, e altre cose. Però devo dire che le malattie virali, quindi le specifico in termini generali, sono state meno diffuse e questo ha risparmiato il 10% di cittadini romani. Questa è una riflessione anche per il futuro, al di là del Covid, perché significa che forse ci sono dei periodi in cui una maggiore attenzione durante gli influenzali per alcune categorie immunodepresse, per alcune categorie deboli, pensare l'idea di avere un comportamento, come dire, un po' più autoprotettivo non sarebbe male, no? Allora, rispetto a questo, e poi torniamo alla geopolitica. Assolutamente. L'Istat fa calcoli matematici. D'accordissimo, 10% in meno. Ma dobbiamo. Quando uno è un analista, io non riesco a non essere analista in tutte le cose che faccio. È logico che a Roma ci sono 10% in meno di morti. È molto semplice. Non c'è traffico, non ci sono morti per sulle strade. Non c'è lavoro, non ci sono purtroppo le morti bianche sul lavoro. Se tu non lavori. La gente a causa del Covid si è più riguardata o è stata meno stressata, perché una cosa è lo stress al lavoro, quindi probabilmente abbiamo avuto meno morti per infarti o per ipertensione in questo periodo. Quando siamo entrati in questa globalizzazione del male, la gente ha avuto più attenzione alla sua persona, più attenzione a quello che faceva, ha avuto meno occasioni di incontrarsi con problemi gravi. È logico che se siamo riusciti a contenere, io non c'entro assolutamente niente, io non faccio la parte medica, faccio tanto la parte assistenziale alla popolazione. Se il sistema nazionale, il sistema romano è riuscito a ridurre o quantomeno a contenere i contagi e contenere anche il numero di morti, questa è una cosa positivissima. Se l'Istat dice che abbiamo avuto il 10% in meno di morti, chiedo ai miei amici dell'Istat di considerare anche lo scenario. Perché se lo scenario fosse stato lo stesso,
città aperta e tutti in movimento, avrei dato ragione immediatamente. Presi i numeri pizzicati così, è come la matematica dei medici. I medici dicono sempre che 2 più 2 in medicina non fa 4. Allora inizieremo generale con, diciamo così, illustrazioni di carattere generale, però dopo qualche domanda scomoda gliela faccio. Quindi lei si aspetti, perché io, come dire, stando a casa ho potuto studiare, vedermi i giochi militari, analizzare alcune frasi dette dal segretario di Stato americano, Pompeo, quindi qualche cosa di scomoda la diremo. Però prima passiamo su un carattere generale. Facciamo capire effettivamente che significa l'idea di NATO in Italia. Vediamo un video. Sono rimaste 6 le principali basi militari americane in Italia dopo la recente chiusura della base nell'arcipelago della Maddalena in Sardegna e formano 2 assi operativi. Il primo è quello settentrionale, collega la base dell'aeronautica di Aviano con quelle dell'esercito di Camp Ederle a Vicenza e di Camp Derby tra Livorno e Pisa. L'altro asse invece è della Marina americana, che può contare sulla base di Napoli, dove c'è anche il quartier generale della NATO, e sulla base aeronavale di Sigonella in Sicilia, e a Gaeta, sulla nave comando della Sesta Flotta. Bombe nucleari B-61, eredità della Guerra Fredda, sarebbero poi conservate dagli americani ad Aviano e a Ghedi, base dell'aeronautica italiana con compiti NATO. Ma su questo tema non ci sono conferme ufficiali, anche se ci sono diversi studi che affermano la loro presenza. Una base importante in stand-by è poi quella di San Vito dei Normanni in Puglia. Ogni base si compone di più installazioni distribuite sul territorio attorno a quella principale. Per questa ragione, nel rapporto del Pentagono sulle basi americane nel mondo, si elencano 49 siti, più 40 minori. Non è corretto però dedurre che si tratta di 89 basi. Ad esempio, la base di Vicenza conta ben 6 installazioni elencate nel documento americano, che comprendono però anche il villaggio delle famiglie e i depositi degli autoveicoli. La presenza militare americana in Europa ha da sempre una doppia connotazione, multilaterale sulla base degli accordi NATO e bilaterale con i singoli paesi. A lungo è stata una distinzione poco più che formale, ma dopo la Guerra Fredda ha assunto una valenza anche molto concreta. Ciò ha ingenerato anche l'equivoco tra basi NATO e basi americane. In realtà l'Alleanza Atlantica non dispone di basi proprie, ha soli quartier generali, e in Italia è rimasto solo quello di Napoli, più una serie di installazioni come antenne e radar e alcune istituzioni particolari come il NATO Defense College a Roma. Per le proprie attività utilizza le basi e i mezzi messi a disposizione dei paesi membri. In teoria tutte le basi militari italiane possono essere messe a disposizione dell'Alleanza e quindi essere considerate basi NATO. Ad esempio, durante la guerra del Kosovo furono ben 12 le basi italiane messe a disposizione delle forze NATO per gli attacchi aerei contro la Jugoslavia. Per quanto riguarda le basi cosiddette americane, si tratta sempre di basi italiane, in cui sono ospitati truppe e mezzi americani. C'è sempre un comandante italiano e una forza di sicurezza italiana. In pratica, però, in molte di queste basi la presenza americana è preponderante. Ad esempio, nella base aerea di Aviano non ci sono aerei italiani. Ciò non toglie però che l'Italia può esercitare il controllo sulle attività degli alleati americani nella base, come precisato nel memorandum d'intesa del 1995 tra Italia e Stati Uniti. Mi sembra un inquadramento, diciamo, della situazione. Allora, però, pensiamolo in questo momento, il problema Covid è anche un problema militare? Allora, è un problema mondiale, quindi tutte le organizzazioni mondiali hanno un effetto dal Covid. La NATO anche, tant'è vero che il segretario generale ha nominato un generale del suo staff come responsabile del supporto della NATO per quello che può con la sua struttura ai vari paesi che lo chiedano per il Covid. Tornando al filmato, che è la cosa più interessante, il filmato è un po' datato ma dà delle idee. Io sono stato il responsabile italiano del NATO Defense College per diversi anni, tanti. E gli americani al college della NATO erano 3, 4, 5. Quindi il comandante non è mai stato americano. Quindi dire che tutte le installazioni NATO sono americane è, mi consenta il termine gergale, una balla.
È logico che l'America, essendo il principale contributore dell'alleanza, ha una preponderanza di posizioni e di personale. Dove è importante che ci sia? Napoli, Aviano, ma al college della difesa della NATO eravamo in condizioni assolutamente di parità con le altre nazioni. Anzi, la presenza di alcune nazioni tipo Francia e Germania era superiore rispetto a quella americana e inferiore a quella italiana, anche perché siamo l'host nation, quindi è logico. Tutte le basi italiane sono italiane e NATO, perché c'è un dirigente italiano che coordina. Dalla famosa, se lei si ricorda, situazione critica di Sigonella al tempo del governo Craxi, c'erano gli italiani sulla base, non c'erano gli americani che circondarono il famoso aereo. Quindi, diciamolo, le basi americane sono la nostra polizza di assicurazione da 70 anni per la democrazia in questo paese, contro il comunismo. Quindi, noi ci siamo salvati da questa impossibile invasione comunista, siamo rimasti un paese democratico anche perché c'erano le basi americane. Non possiamo dire agli americani che quando ci fa comodo ci devono stare, quando non ci fa comodo non ci devono stare. Questi contaballe dovrebbero andare una mattina al cimitero di Anzio, cimitero americano di Anzio, e camminare nel cimitero. E mentre camminano, leggere i nomi e l'età dei giovani americani morti per la nostra democrazia 70 anni fa. Quei ragazzi probabilmente adesso sarebbero stati dei buoni nonni o bisnonni in America e noi non saremmo stati nella democrazia. Quindi chiunque si va a mettere contro il sistema americano che ci ha salvaguardato per questi anni dovrebbe farsi, come dico sempre io, un piccolo esamino di coscienza. Invece di sparare balle in televisione, armi nucleari, invasione, e poi teniamo conto che ci sono alcune aree dove l'indotto che provoca o che genera, non che provoca, che genera la presenza di personale americano sul posto, è enorme, perché ci sono decine, direi migliaia di italiani che lavorano nelle basi, no? E quindi ricevono uno stipendio dal governo americano o dalla NATO e riportano ricchezza, trasferiscono ricchezza sul territorio nazionale. Quindi, come dico sempre io, basta balle. Guardiamo un attimo la storia. Pace data dalla NATO in Europa e in Italia, sicurezza delle istituzioni in Italia anche per la presenza americana, democrazia in Italia perché sono morti È una marea di indiscutibile che italiani. il patto di Varsavia, che poi alla fine era l'altro patto che si era creato del post Seconda Guerra Mondiale, non, chiaramente se uno avesse in mano i documenti e la strategia del patto di Varsavia, quindi quello che era legato all'Unione Sovietica, l'idea che l'Italia potesse essere un loro territorio e non un territorio, diciamo, dell'Alleanza Atlantica era tra le priorità. Però non ci siamo riusciti proprio perché la presenza della NATO in Italia penso sia stato da questo punto di vista determinante nel creare un equilibrio. La NATO in questo momento, sempre tornando al tema Covid, noi abbiamo avuto le dichiarazioni del segretario di Stato americano, quindi Pompeo, che ha detto che questo virus è stato generato all'interno del laboratorio di Wuhan. Questo laboratorio di Wuhan è un laboratorio famoso, abbiamo visto anche un bellissimo servizio italiano, famoso, fatto dal Rai 3, da Leonardo, che quindi ha proprio dimostrato e raccontato ciò che si faceva all'interno di quel laboratorio. Pompeo dice, dal punto di vista, non parla di aggressione, Pompeo in questo momento, ma parla di incapacità, distrazione. Ecco. Quindi l'idea è che questo virus si sia lì, sia stato generato e questo virus da lì non si sa ancora come e perché, ma sia arrivato e altro. Secondo lei ci stanno indagando se, sulla volontarietà o meno di diffusione di questo virus? Allora, partiamo dall'inizio. Io non sono un medico, io non sono un esperto di servizi segreti, io guardo i fatti. E cominciamo a chiamare le cose col loro nome. Questo è il virus di Wuhan. Fatto
faccio un esempio storico, sempre tornare indietro. A Ypres, in Belgio, fu usato per la prima volta l'iprite, un'arma chimica terribile che ha preso il nome dal posto dove è nata. Si chiama iprite perché è stata usata la prima volta a Ypres. Non c'è dubbio. Quindi se incominciamo a chiamare questo virus virus di Wuhan, non perché è uscito dal laboratorio, ma perché si è generato a Wuhan, è stato scoperto, identificato la prima volta a Wuhan. Ora, non discuto se è uscito dal laboratorio o non è uscito dal laboratorio, quello che è sicuro è che, fino a prova contraria, il virus parte da quella città di 10 milioni, 11 milioni di abitanti in Cina. Punto. Tutte le altre balle. Quindi il virus di Wuhan, chiamato Covid-19, è qualcosa che è partito da una città cinese, chiamiamolo col suo nome, perché se no la storia non ci insegna niente, e ogni nazione si deve assumere la responsabilità di quello che provoca. E questo è un dato di fatto assoluto. Poi, se dare ragione al presidente, al ministro Pompeo, al segretario di Stato Pompeo, dare ragione al governo comunista cinese, dare ragione a qualcun altro non spetta a me. Io non sono virologo, io non sono stratega, io non sono un esperto di sicurezza. Però le Io chiedo, guardo i fatti, infatti, come analisi. Però chiamo le cose col loro nome. Virus di Wuhan, punto. Poi, se un giorno qualcuno dimostrerà che il virus di Wuhan, invece di partire da quella città, è partito da Berlino, Parigi, Roma, ne potremo discutere, Washington, ne potremo discutere. Al momento è una sola evidenza. Quello che avverrà in futuro, se la NATO, se i paesi vorranno generare, attivare, non serve a niente. Ora è propaganda politica, perché i cinesi cercano di lavarsi il viso. E in questo momento negli Stati Uniti è incominciata la campagna elettorale e quindi dire le cose come stanno o trovare prove di quello che si vuole dimostrare è lo sport o l'attività principale in questo momento nel Quindi diciamo per mondo. gli Stati Uniti è diventato tema di campagna elettorale. Dopo le farò un'altra domanda un po' più dettagliata. Intanto vediamo lo stato di salute della NATO nell'ultimo meeting di 5 mesi fa. Vediamo un secondo. Dopo le minacce e segnali di distensione da parte di Donald Trump nel primo giorno del vertice NATO, il presidente aveva minacciato dazi pesantissimi sui prodotti francesi dopo le dichiarazioni di Macron che aveva definito l'alleanza atlantica in stato di morte cerebrale. Anche il premier britannico Boris Johnson cerca di avanzare proposte. Discuteremo varie iniziative, fra cui la capacità di reazione dell'Alleanza Atlantica a fronte di nuove minacce, in particolare nell'ambito del cyberspazio e dello spazio. Ma è lo scontro a distanza fra Washington e Parigi a tenere banco. Così ha risposto Macron a chi gli chiedeva se mantenesse la propria posizione circa le affermazioni controverse pronunciate. Certamente le mie parole hanno permesso che si aprisse una discussione. Credo che sia nostra responsabilità eliminare ambiguità che possano rivelarsi dannose e discutere di temi importanti. Sono contento che si sia cominciato a farlo. Et d'assumer un vrai débat stratégique qu'il a A commencé, je m'en infastidire Trump félicite. non solo la richiesta francese di decisioni più collegiali anche circa la Turchia, che potrebbero aprire una più vasta discussione sull'approvvigionamento delle armi agli eserciti della coalizione, finora quasi appannaggio degli USA, un mercato in cui vorrebbe inserirsi Parigi con quote più importanti. Potremmo dire che forse da sempre Stati Uniti e Francia hanno deciso di convivere in un'alleanza militare, però poi alla fine tutte e due hanno provato a dare una linea diversa di azione a questa alleanza. Torniamo alla storia. Per preservare la force frappe, De Gaulle uscì dalla NATO per la parte militare, la Francia uscì dall'alleanza militare della NATO e stava soltanto nella parte politica perché non voleva mettere la parte di sua difesa nucleare sotto il controllo della NATO, il cappello NATO o comunque l'influenza americana. I francesi sono rientrati anche nella parte militare da alcuni anni, hanno un importante comando della struttura di Norfolk, che è la seconda più grande struttura, senza andare a spiegare i dettagli della NATO. C'è un generale a 5 stelle francese a Norfolk, al Light Command for Transformation, che è il comando che
dirige tutto lo sviluppo delle dottrinale e futuro di quello che deve fare la NATO. Sto cercando di semplificarlo al massimo. Questo è comandato da un generale francese 5 Stelle che vive negli Stati Uniti, a Norfolk. Quindi i francesi sono rientrati ma hanno ottenuto una grossa posizione. I francesi, per esempio, comanderanno a poco, per fortuna, perché ci sono stati un po' di problemi di organizzativi che non ho capito personalmente, ma forse perché non ci arrivo io, c'è un nuovo comandante francese tra pochi giorni alla NATO anche a Roma. Quindi i francesi hanno una posizione di rilievo, sia a Norfolk, l'avranno a Roma, dove si formano i quadri della NATO, i dirigenti della NATO. Tornando a quello che sta dicendo Macron, che ha detto, è un po' datato questo filmato. 5 mesi fa. Macron si è mosso perché è incominciata la campagna elettorale pure da lui, la sua popolarità è quasi zero, è crollata in Francia, se ci fossero elezioni oggi non sarebbe rieletto. Quindi la situazione è questa: cerca di sviluppare nella popolazione francese quello che è la cosa più facile per i francesi, un po' di sviluppare l'amor di patria contro e trovarsi un nemico. La France è la France. La France è la France, cioè la Francia è la Francia, prendiamocelo con l'orco più grosso e vediamo cosa succede. È logico che ora che è rientrata in tutto il sistema, la Francia vorrebbe avere altre posizioni, vorrebbe entrare, ma soprattutto Macron vuole, come in tutte le cose dei francesi ultimamente, entrare nell'agone industriale, vuole vendere i suoi Mirage, vuole contrastare l'attività degli americani in questa capacità di vendere, perché sanno produrre armi, sono i migliori produttori, i migliori, non i più grandi produttori di armi, hanno la tecnologia più sviluppata. Quindi è semplice. Tirare in ballo la Turchia, che ormai è uno dei paesi, è sicuramente il paese meno democratico nel Mediterraneo, ma è sicuramente quantomeno dei paesi NATO, perché se consideriamo Libia e Siria un paese sul Mediterraneo, allora se la battono con la Turchia, ma poi siamo lì. Questo è il problema della Turchia, che è importante. Lui tira fuori la Turchia perché la Turchia è uscita da tutte le regole della NATO, comprando missili russi, usando tagliagole ex ISIS contro i curdi, nello sterminio dei curdi. La Turchia ha rifatto quello che ha fatto ad Atatürk contro gli armeni in Kurdistan. Quindi è logico che lui cavalca dei cavalli vincenti, la sua popolazione che vuole sentire la grandeur. La Turchia è logico dire, parlare male di qualcuno che non si può parlare bene. Anche perché la Turchia in questo momento, avendo appoggiato il presidente Serraj, sta facendo una politica antifrancese in Libia. Quindi è logico che se la prende con tutti quelli che se la può prendere pro domo sua. Quello che ha detto il presidente Trump, per semplificarlo al massimo, era un'idea americana del burden sharing, cioè dividiamo i costi. Cioè in questo momento i costi della NATO sono maggiormente sulle spalle del contributore americano. Eppure Trump, che fa campagna elettorale, deve dare un segnale al suo paese che anche gli Stati Uniti chiedono agli altri paesi di contribuire alla sicurezza globale. Come si contribuisce alla sicurezza globale? Mettendo almeno il 2% del PIL del paese nella difesa. Ora, col coronavirus, penso che questo sarà veramente difficile in molti paesi, compreso il nostro. Quindi bisognerà a questo punto rivedere le cose, e anche in funzione della campagna elettorale che sta facendo Trump, che sta disperatamente facendo Macron, e quindi vediamo cosa succede del mondo nei prossimi mesi, quando si dovrà fare i conti con la crisi finanziaria che ci ha colpito, certo, a seguito del coronavirus. Produttivo occupazionale, seconda domanda che era scomoda, abbiamo detto. Allora, abbiamo detto il virus di Wuhan solo per una questione di localizzazione geografica, di inizio. Avevo notato io, cosa che non si era risaltata perché non avevo visto nessuna celebrazione, medaglie o altro, i giochi olimpici militari, i giochi mondiali militari fatti proprio a Wuhan, celebrati nella fine di ottobre. Avevo notato questo nella stampa, come avevo notato nessun video di celebrazione. Poi per fortuna che ieri, quando i telegiornali hanno ricominciato a riprendere questa notizia di questi giochi militari, perché un militare italiano ha detto che
tutti i militari italiani si sono ammalati e quando sono rientrati hanno contagiato le proprie famiglie e soprattutto nel contagio delle famiglie a questo punto dicono, per me, per loro i sintomi erano esattamente quelli del Covid-19. Ho visto anche qualche immagine di medaglie, cose, perché no, fino non c'erano, in rete io non, strano che per dei giochi militari delle medaglie non si vedevano. Allora, secondo lei, visto che stiamo nell'ambito militare, ma lei sapeva di questi giochi militari a Wuhan nella fine di ottobre? Era informato come militare? Allora, io non sono più nel servizio militare da diversi anni, lavoro per altre associazioni. È logico che come tutti i cittadini che leggono i giornali sapevano che c'erano i giochi militari a Wuhan, ma quando leggi Wuhan e non lo colleghi al virus, se pensiamo a 7-8 mesi fa, la notizia scorreva nel cervello senza fermarsi. Se ci fossero i giochi militari a Wuhan tra 10 anni non lo ricorderemo. Io non ho dati scientifici o analisi, prendo le dichiarazioni di chi le ha fatte, che se ne assume la responsabilità in modo pieno e le analizzo. È logico che ci sono stati dei giochi, ma siccome il virus ha un'incubazione, quello che dicono i medici e i virologi, non voglio entrare assolutamente nell'agone di questa discussione, di 15 giorni avremmo dovuto avere mondialmente, perché i giochi partivano tutte le nazioni del mondo, o la maggior parte dei militari delle nazioni, il virus in modo analitico o totale in tutti questi paesi. Non sono un medico, lo dico perché è così, quindi quantomeno a mio parere da analista quantomeno strano che si possa addossare ai giochi il fatto che tutto il mondo ha avuto il virus. E poi vi faccio consentire una battuta: tutti i militari atleti italiani sono lombardi, nella provincia di Bergamo e Brescia? Mi sembra strano, mi sembra veramente strano. Comunque non sono un analista, quindi sono solo osservazioni che possono essere smentite in qualsiasi momento. Perché non si è fatta pubblicità in Occidente ai giochi militari? È logico, era una celebrazione del potere cinese. Se voi vedete le immagini di repertorio che adesso girano, vedete militari cinese, perfezione, organizzazione, era interessante per la nostra comunità occidentale celebrare la perfezione cinese dal punto di vista militare, dare un'idea. I cinesi volevano dare un'idea di efficienza, di perfezione, di organizzazione. A questo punto l'hanno data, ma non è stata rimbalzata nel giro per il mondo. Questa è la realtà dei fatti, o quantomeno i grandi media non hanno ritenuto necessario o importante mettere queste notizie. Le medaglie ci sono state, sono stati bravi gli italiani, c'era qualche trafiletto nei giornali sportivi, sicuramente, ma è stata data l'importanza giusta. Se lei mi consente, faccio un esempio. Ci sono si ripetono a battuta regolare i giochi del Mediterraneo anche nel nostro paese, ma non mi sembra che ci siano le prime pagine sul Corriere dello Sport o sulla Gazzetta. Qualche informazione in più sì. Vediamo a confronto un possibile, come dire, derby tra la NATO e una possibile alleanza Russia-Cina. Vediamo il video. Thank you.
So che a lei piacciono i derby, ma in questo caso come finisce questo Roma-Lazio secondo lei? No, non è un derby Roma-Lazio. Lei già mi ha fatto venire di sera a Formello che per un giallo-rosso doc è un grosso problema. Perché girare a Formello ti viene già, goliardicamente parlando, un magone, no? Quindi, ora, a parte gli scherzi, non c'è partita. Non si può pensare a uno sfronto frontale. Prima cosa, la NATO è un'alleanza difensiva. Quindi non dobbiamo mai pensare a un confronto di armi per un modo offensivo. Ormai le guerre non si combattono più come la guerra fredda, con la spiralizzazione delle produzioni di armi. Io ho più missili di te, anche perché non c'è questo sistema di combattere. La guerra si combatte strategicamente su cinque aree, adesso anche nell'area del cyber, quindi è questo che è importante, è nello spazio. La guerra che si combatte, che si potrebbe combattere, sono guerre reali con capacità di proiezione in aree di crisi per poter prendere egemonia in aree di crisi. Potrebbe essere la Siria, la Libia, abbiamo visto, sarà lo Yemen in futuro, o potrebbe essere già lo Yemen. Cioè, questo è quello che le nazioni e le alleanze possono proiettare in un'area. La NATO comunque non si proietta all'esterno come alleanza, se non è chiesto da una richiesta specifica delle Nazioni Unite. Il nostro tempo si è esaurito. Quindi si è esaurito il tempo, ma non ci sono derby, non c'è confronto dal punto di vista militare, siamo tranquilli. Forse ci faranno vedere, sempre se non si ammalano i calciatori, un derby calcistico. Speriamo di sì, tanto so già chi vince. Io ringrazio il generale Giuseppe Morabito del NATO Defense Scholar Foundation. Grazie generale per essere stato con noi. Grazie a voi. L'attendiamo per prossimi appuntamenti. E ripeto sempre quello che dico ai miei, ce la faremo. Grazie. Pubblicità. Questo è un paradiso terrestre, guardate su. Sì, questa è una pioggia di meteoriti di prosciutto buono. Devo dirvi che fa abbastanza impressione vedere tanti prosciutti così interi. Se entri da Lattanzi non ne esci più. Tra profumi e sapori, tra salsicce e porchette, tra coppiette e salami, ci ritornerai con la persona che ami. Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli, via Casilina, chilometro 21 e 600, laghetto di Monte Compatri, telefono 06 94 76 055, www.antica-norcineria.com. Don't know just how it happened. I let down my guard. So I never fall in love again. But I fell hard. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, metto una in più, vabbè. Guarda un po' quant'è questa. 3 kg e 100 t'ho fatto. La salsiccia va come il vento, 3 kg di salsiccia, qui 3 kg hai detto? 30 salsicce. Con me, io prima di comprare qualcosa, il maiale soprattutto, voglio che sia italiano, allora vengo qua all'antica norcineria Lattanzi Franco e guardi, non le comprereste tutte? Mamma mia, è che mi fa un po' male al fegato dopo un po', però tutta sta fila se può fa, come si dice a Roma, se può fa. Oh, senza conservanti,
senza coloranti, senza glutine, senza lattosio. Da chi? Da Lattanzi, tutta roba italiana, tutte. Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli, via Casilina, chilometro 21 e 600, laghetto di Montecompatri. Telefono 06 94 76 055. www.antica-norcineria.com.